Hai scelto di seguire questo corso di astronomia? Beh, perché probabilmente, fondamentalmente perché mi è sempre interessato saperne un po' di più, che l'astronomia mi ha affascinato particolarmente. E qual è il rapporto fra i giovani e le stelle? Credo che ancora le scuole medie non ci insegnino né a guardare le stelle né a capire la piccolezza dell'uomo rispetto all'universo. Insistono su questa grandezza dell'uomo a livello illuminista. Invece ci si deve far rendere conto di quanto l'uomo sia piccolo e impotente. Che cosa mi ispirano le stelle? Beh, mi danno il senso dell'infinito, penso come a tutti, dell'eterno. Qual è la tua costellazione preferita? Ma a me piace la costellazione del Carro, ma posso forse solamente perché l'ho già vista e è l'unica che ho potuto osservare, forse per questo. Orione. Perché? Per la forma strana che ha. Che strana, particolare, bella. Mi incantano e nello stesso tempo mi provocano una sensazione di sgomento. Mi perdo. Per l'immensità che c'è oltre noi. Sì, e anche perché è tutto così irraggiungibile che... ti trovi in quest'aula a seguire questo corso? Ah, così, per curiosità. Se potessi dare il nome a una stella, sai, se ne parla di questi tempi, come la chiameresti? Gilda. Perché? Perché mi chiamo così. Senti, i giovani di oggi non sono soltanto discoteca, sono anche studio e astronomia. Direi, per gli appassionati, certo, per quelli che non sono appassionati. Stella polare, perché la più bella. Come mai voi seguite un corso di astronomia invece di andare a giocare a pallone? Ce l'ha detto la nostra professoressa, a me piace. Siete appassionati però, avete cominciato e poi vi è piaciuto? Sì. Qual è la stella che ti piace di più? Io ho visto col mio telescopio Betelgeuse. Addirittura, ma sei bravissimo, io non la conoscevo neanche questa, è una costellazione? È una stella di una costellazione, è una stella, la più vecchia stella della costellazione di Orione.